privilegio che non ha alcun senso. In tal caso lo Stato accreditante darà seria considerazione ad una richiesta di rinuncia all'immunità dell'esecuzione della sentenza relativa alla familiare e autorizzerà lo svolgimento della stessa. E in questo caso quindi non andrebbe, non andrebbe poi in effettiva, non si svolgerebbe in modo effettivo la sentenza attribuita al familiare. E questo è il motivo per il quale da una nostra posizione di voto favorevole su questa ratifica il Movimento 5 Stelle voterà con voto di astensione. Grazie. Grazie a lei. È iscritto a parlare l'onorevole Lamarca, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Il voto del gruppo PD sul provvedimento di ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il governo italiano ed il governo cileno sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari sarà positivo, per le ragioni che cercherò brevemente di indicare. L'accordo si colloca nel solco della crescente sensibilità della comunità internazionale per la formale definizione delle condizioni che consentano ai familiari del personale diplomatico e consolare di esercitare un'attività lavorativa nelle realtà nelle quali i loro congiunti operano. In tal senso, infatti, da parte dell'Italia sono stati già stipulati accordi con gli Stati Uniti, la Nuova Zelanda, il Brasile e l'Argentina. La logica che ne è alla base è che nella fase di crisi che da anni perdura, lo svolgimento di attività lavorativa può favorire una stabilizzazione del nucleo familiare nei contesti di residenza e che spesso i familiari sono dotati di competenze che possono essere utilmente spese nelle società nelle quali essi dovranno permanere per alcuni anni. Questo è particolarmente vero per l'Italia e il Cile, che possono vantare un apprezzabile sistema di relazioni bilaterali ed un interscambio vivace e in sviluppo. Ai familiari impegnati in attività lavorative si applicheranno le normative fiscali, di sicurezza sociale e del lavoro vigenti nel paese ospitante. Un altro aspetto che facilita l'approvazione del provvedimento è che esso non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. Per le ragioni generali indicate dal relatore e per gli opportuni contrappesi previsti nel testo, il voto del gruppo PD sarà favorevole. La ringrazio. Non ho altri iscritti a parlare, quindi indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato, numero 3056, ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari fatta a Roma il 13 dicembre 2013. La votazione è aperta. Lamarca, Arlotti, Marazziti, Pannarale, Greco, altri colleghi che non riescono a votare? La votazione è chiusa, presenti 421, votanti 333, astenuti 88, maggioranza 167, favorevoli 332, contrari 1, la Camera approva. Passiamo al seguito della discussione del disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato numero 3100.